bambino prodigio polacco gioca a scacchi simultaneamente contro 22 avversari. Le società telefoniche americane lottano per conquistare il mercato. In tutto il paese si diffonde il telefono. Agatha Christie pubblica il suo primo romanzo giallo, The Mysterious Affair at Styles. Protagonista è Hercule Poirot. Obiettivo della Società delle Nazioni, nuovo organismo internazionale, è il mantenimento della pace mondiale. È la prima organizzazione creata per garantire la sicurezza, l'integrità territoriale e la sovranità di tutti gli Stati. Il Consiglio della Società delle Nazioni si riunisce per la prima volta il 16 gennaio 1920 a Parigi. Quattro grandi potenze vincitrici, Francia, Gran Bretagna, Italia e Giappone, sono membri permanenti. Belgio, Brasile, Grecia e Spagna sono invece i primi membri temporanei. La proposta di risolvere le controversie internazionali mediante trattative era già stata discussa durante le conferenze dell'AIA sul disarmo nel 1899 e nel 1907. Il presidente americano Woodrow Wilson riprende l'idea nei suoi 14 punti, resi noti l'8 gennaio 1918. Durante la conferenza per la pace a Parigi, le potenze vincitrici si accordano per creare la Società delle Nazioni. Il 29 aprile 1919, l'Assemblea plenaria della conferenza approva lo statuto, che diventa parte integrante del Trattato di Versailles. Nonostante gli sforzi di Wilson, gli Stati Uniti non aderiscono alla Società delle Nazioni, per il rifiuto opposto dal Senato americano alla ratifica dei trattati di pace. Inizialmente, le potenze sconfitte vengono escluse dalla Società delle Nazioni. In seguito, ai membri originari si aggiungono 13 stati neutrali. Nel momento di massima adesione, la Società delle Nazioni arriverà a contare 55 paesi. I loro rappresentanti formano l'Assemblea Generale, in cui ogni Stato membro possiede solo un voto. Il primo segretario generale è Sir James Eric Drummond. La prima seduta si svolge il 15 novembre 1919 a Ginevra, che diventa la sede della Società delle Nazioni e del Segretariato Generale. La Società delle Nazioni partecipa all'esecuzione dei trattati di pace di Parigi. I primi impegni riguardano i plebisciti nell'Alta Slesia e in alcune zone della Prussia, la sorveglianza su Danzica e l'amministrazione del territorio della Saar. La Società delle Nazioni controlla anche l'amministrazione fiduciaria delle ex colonie tedesche e dei territori non turchi dell'Impero Ottomano. In Europa gli sport invernali acquistano popolarità. A Mosca il secondo congresso dell'Internazionale impone ai partiti nazionali la rottura col riformismo. Sarà la premessa per la nascita del Partito Comunista d'Italia. Il governo Giolitti riconosce l'indipendenza all'Albania. Firmato a Tirana il trattato per il rimpatrio delle truppe italiane dalle zone occupate. Anversa, 14 agosto 1920. Si aprono le settime Olimpiadi, le prime dalla fine della guerra. Gli effetti del conflitto da cui il mondo è appena uscito si fanno sentire anche sui giochi olimpici. Gli sconfitti non sono invitati, mentre i paesi vincitori partecipano solo con delle piccole rappresentative. Il tennis è diventato una disciplina olimpica popolare. La francese Suzanne Lenglen vince la medaglia d'oro nel singolare. La gara dei 400 metri ostacoli viene vinta dall'americano Frank Loomis. La quindicenne americana Eileen Riggin vince la medaglia d'oro nei tuffi, diventando la più giovane campionessa olimpionica. Il 25 gennaio 1924 vengono inaugurate le prime Olimpiadi invernali a Chamonix. La squadra svizzera sfrutta il vantaggio di gareggiare in casa e vince nel bob a 4. Il
il norvegese Thorleif Haug vince le prove di fondo nei 18 e nei 50 chilometri. Nel pattinaggio, ben 3 medaglie vanno al finlandese Julius Skutnab. Il 5 luglio 1924 sono inaugurati a Parigi gli ottavi giochi olimpici. Questi giochi passano alla storia come i giochi di Nurmi. Paavo Nurmi, eccezionale atleta finlandese, vince 5 titoli olimpionici, i 1500 e i 5000 metri, i 3000 metri a squadre e la corsa campestre individuale e a squadre. L'Italia conquista in tutto 8 medaglie d'oro, 3 d'argento e 5 di bronzo. Tra gli ori quello della squadra di ginnastica e quello vinto da Ugo Frigerio nei 10 km di marcia. La squadra femminile americana conquista la medaglia d'oro nel tennis e nei tuffi, ponendosi così in cima alla classifica del medagliere olimpico. Si apre il primo Festival di Salisburgo con la rappresentazione nella Piazza del Duomo di Ognuno di Ugo von Hofmannsthal. New York, l'esplosione di una bomba a Wall Street provoca la morte di 30 persone. Negli Stati Uniti d'America, il canale radiofonico KDKA effettua le prime trasmissioni regolari del mondo. Novembre 1920, Washington DC. Warren Harding, candidato repubblicano alla presidenza, vince le elezioni con una schiacciante maggioranza. Nel gennaio del 1921 si insedia come 29esimo presidente degli Stati Uniti nella Casa Bianca. Il suo slogan elettorale Back to Normalcy, ritorno alla normalità, colpisce nel segno. Molti americani vogliono la ripresa della politica estera attuata prima della guerra, senza obblighi e coinvolgimenti internazionali. Il programma dei repubblicani, che ricusa il Trattato di Versailles del 1919 e che rifiuta l'ingresso nella Società delle Nazioni, incontra larghi consensi. Harding mette al primo posto il rilancio dell'economia americana. Vengono ridotte le imposte e adottate misure protezionistiche a favore dei prodotti nazionali. L'economia cresce e il tenore di vita della popolazione migliora. Ben presto non c'è famiglia che non possieda una radio e una macchina. Ma una questione divide gli americani, il proibizionismo. Dall'inizio del 1920 è vietato produrre, vendere e consumare bevande dal contenuto alcolico superiore allo 0,5%. Responsabili di questo divieto sono gli ambienti protestanti e puritani del sud degli Stati Uniti. Essi vedono minacciate la religione, la disciplina e l'operosità, i tradizionali valori della società americana, e vogliono fermare la decadenza dei costumi nelle grandi città. Ma ciò che è vietato attira. Bere è diventato un'avventura eccitante e ritrovarsi nei locali clandestini è chic. Vengono inventati nuovi cocktail per migliorare il sapore degli alcolici, che spesso sono di qualità scadente perché prodotti in distillerie illegali. Ben presto la criminalità organizzata prende in mano il contrabbando e il commercio di alcolici. Le città americane diventano insicure. Nascono i primi imperi del crimine, come quello del gangster italo-americano Al Capone a Chicago. La paura attraversa gli stati del sud. Vestiti con lunghe tuniche bianche e le teste incappucciate, i membri del Ku Klux Klan terrorizzano le minoranze etniche e religiose, neri, asiatici, ebrei e cattolici. Il loro obiettivo è mantenere pura la razza bianca. Nelle loro incursioni notturne non si fermano davanti a niente, picchiano e uccidono senza pietà. Per la maggior parte provengono dalla piccola borghesia protestante. Nella popolazione bianca è infatti profondamente radicata la paura di perdere il predominio esercitato fino ad allora sulla società. Con oltre 4 milioni di membri, nel 1925 il Ku Klux Klan raggiunge l'apice del consenso.
Danzica è proclamata città libera e viene posta sotto la protezione della Società delle Nazioni. Un terremoto nella provincia cinese di Gansu provoca la morte di 200.000 persone. Al congresso del Partito Socialista Italiano di Livorno, l'ala guidata da Antonio Gramsci e Amadeo Bordiga si scinde e fonda il Partito Comunista d'Italia. Il tenebroso Conte Dracula e la sperduta Transilvania affascinano autori e registi. Friedrich Wilhelm Murnau riprende la storia di Bram Stoker realizzando nel 1922 Nosferatu il vampiro. È il primo film sui vampiri. Murnau introduce molti elementi che in seguito verranno ripresi da tutte le pellicole del genere. Rodolfo Valentino, stella dello schermo e irresistibile conquistatore degli anni venti, ottiene un grande successo nel 1925 con L'Aquila Nera, nel ruolo di un Robin Hood russo. Il costoso film in costume racconta di due donne che lottano per conquistare il protagonista. Una storia confezionata su misura per Rodolfo Valentino. Con uno dei migliori film dell'epoca entra nella storia del cinema la vicenda della corazzata Potemkin. Il regista russo Sergei Eisenstein, incaricato dal governo sovietico di fare un film per il ventennale della rivolta del 1905, sceglie di narrare l'ammutinamento, nonché la feroce repressione dei cosacchi, contro la popolazione della città portuale di Odessa, solidale con i marinai. Ispirandosi alla tragedia greca classica, Eisenstein ricostruisce sapientemente i drammatici avvenimenti. La realizzazione del film di Fritz Lang, Metropolis, getta la società cinematografica tedesca UFA in una grave crisi finanziaria. L'imponente allestimento scenico, caratterizzato da grandi macchine e masse umane che si muovono come automi, costa alla produzione ingenti somme di denaro. Metropolis, film ricco di effetti speciali, diventa un classico della fantascienza. Buster Keaton è una star indiscussa delle comiche nel periodo del cinema muto. Nel film Come vinsi la guerra, rappresentato per la prima volta nel 1927 e ambientato durante la guerra di secessione americana, Buster Keaton dà prova del suo notevole talento di attore. In Germania viene introdotta la scuola elementare. In Italia la legge per l'istruzione elementare obbligatoria risale al 1877. Adolf Hitler assume la guida del Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori Tedeschi. I Boy Scout ottengono un grande seguito negli Stati Uniti, con il motto «Ogni giorno una buona azione». Il 18 marzo del 1921 viene firmata dalla Polonia e dall'Unione Sovietica la pace di Riga, che mette fine alla guerra russo-polacca. All'inizio della Prima Guerra Mondiale, la Polonia è suddivisa tra la Germania, l'Austria-Ungheria e la Russia. Per il movimento nazionalista polacco è arrivato il momento della ricostituzione dello Stato. Non esiste un esercito, ma sotto la guida di Józef Piłsudski, in Polonia nascono delle legioni che si alleano con gli imperi centrali. Con il profilarsi della sconfitta tedesca, il movimento nazionale polacco si avvicina alla Francia e all'Inghilterra. Il 14 novembre 1918 la Polonia diventa una repubblica indipendente, con a capo Piłsudski. Gli alleati danno sostegno al nuovo Stato.
Vengono forniti equipaggiamento e armi per la costituzione di un esercito di oltre 700.000 uomini, che sarebbe ben presto entrato in azione. Il Trattato di pace di Versailles aveva stabilito i confini occidentali, ma non quelli orientali. L'obiettivo di Pilsudski è di riconquistare la frontiera orientale perduta con la prima spartizione della Polonia nel 1772. Questi confini includono anche territori della Lituania, della Bielorussia e dell'Ucraina. Le truppe polacche conquistano il 23 novembre 1918 Leopoli, nella primavera del 1919 occupano Vilna e nella tarda estate Minsk e l'Ucraina occidentale. Pilsudski rifiuta la proposta del ministro degli esteri britannico George Curzon dell'8 dicembre 1919 di stabilire la frontiera polacca lungo i fiumi Bug e San. Nell'inverno tra il 19 e il 20 si allea con l'Ucraina e avanza con le truppe fino alla Berezina. L'armata rossa, guidata da Mikhail Tukhachevsky, reagisce con una vittoriosa controoffensiva all'occupazione polacca di Kiev del 7 maggio 1920. Il 12 giugno l'esercito polacco deve sgomberare Kiev. L'armata rossa marcia verso occidente e giunge fino alle porte di Varsavia. Il 31 luglio del 1920 viene proclamata dai bolscevichi una repubblica sovietica in Polonia. Il paese sembra ormai sconfitto. Ma tra il 16 e il 25 agosto del 1920 accade l'imprevedibile. Con l'aiuto del generale francese Maxime Weygand, l'esercito polacco riesce a fermare l'armata rossa. Una vittoria rapida e inaspettata che sorprende tutta l'Europa. L'armata polacca sfrutta il momento propizio e marcia verso est, superando la linea Carson di 150 chilometri. Con il trattato di pace di Riga, la linea del fronte diventa il confine. Lituani, ruteni e ucraini rappresentano ora solo una forte minoranza all'interno della nuova Polonia. Questa situazione costituisce una pesante ipoteca per il futuro del nuovo Stato nazionale polacco. Un gruppo di donne organizza dei giochi olimpici alternativi per protesta verso il Comitato Olimpico Internazionale. Concesso lo status di Dominion all'Irlanda, ad eccezione della provincia dell'Ulster. Papa Pio XI, appena eletto, benedice la folla che si trova a Piazza San Pietro. È la prima volta dal 1870. Mussolini elogia il Papa in un articolo. Napoli, sera del 27 ottobre 1922. Benito Mussolini, capo del Partito Nazionale Fascista, incita i suoi uomini a compiere la marcia su Roma. Circa 40.000 camicie nere si mettono in movimento. Sono male armati e sarebbe facile fermarli. Tuttavia, il re si tira indietro. Il presidente del Consiglio, Luigi Facta, chiede a Vittorio Emanuele III di firmare il decreto sullo stato d'assedio in modo da fermare i fascisti con l'esercito, ma inutilmente. Il monarca, cedendo alle pressioni di ambienti nazionalisti e militari che guardano con simpatia i fascisti, oppone un rifiuto e invita Mussolini a formare il governo. L'ascesa di Mussolini inizia nel marzo del 1919, quando fonda i Fasci di Combattimento, un movimento antisocialista e anticapitalista. La crisi del dopoguerra, con le lotte operaie, gli scioperi e la forte instabilità politica, è terreno fertile per l'avanzata dei fascisti. Quando questi, nell'estate del 1920, passano a metodi violenti contro i socialisti, ottengono nuove adesioni dai ceti medi. Inoltre godono del sostegno di parte dell'esercito e della polizia. I Fasci di Combattimento diventano in pochi anni un movimento di massa. Nella primavera del 1921, i liberali guidati da Giovanni Giolitti fanno un accordo elettorale con i fascisti, che riescono a entrare in Parlamento prendendo 35 seggi su 535. Il programma dei fascisti è orientato contro il socialismo, il liberalismo e il parlamentarismo. A favore di un sistema corporativo è caratterizzato da un acceso nazionalismo. Come Mussolini intenda far progredire la nazione, lo si sarebbe visto di lì a breve in Italia e nel mondo. Nel novembre del 21 Mussolini fonda ufficialmente il Partito Nazionale Fascista.
Dalla fine di ottobre 1922 è presidente del Consiglio, tuttavia ancora governa sostenuto da una coalizione composta di nazionalisti, liberali di destra e cattolici. I democratici sperano che le responsabilità di governo spingano Mussolini ad assumere atteggiamenti più moderati, un grosso errore di valutazione. Mussolini consolida il proprio potere. Nel dicembre del 1922 vengono creati la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, che istituzionalizza le camicie nere, e il Gran Consiglio del Fascismo. Alle elezioni per il Parlamento dell'aprile 1924 i fascisti ottengono in totale 375 seggi, mentre i rimanenti 161 vengono ripartiti tra le altre forze politiche. Tuttavia il successo viene messo in ombra da una grave crisi. Il 10 giugno viene rapito e ucciso il deputato e segretario del Partito Socialista Italiano Giacomo Matteotti, che aveva denunciato in un discorso alla Camera le violenze e i brogli elettorali commessi dai fascisti. L'assassinio suscita una grande ondata di sdegno nel paese. Mussolini deve difendersi dalle accuse di responsabilità diretta nel delitto. Una parte dei deputati dell'opposizione abbandona in segno di protesta i lavori della Camera, attuando la cosiddetta secessione dell'Aventino. Inutilmente viene chiesta al re la destituzione di Mussolini, che passa al contrattacco. A dicembre, varie testate d'opposizione sono poste sotto sequestro e numerosi giornalisti vengono arrestati. Il 3 gennaio 1925 Mussolini rompe gli indugi e tiene in Parlamento un violento discorso contro l'opposizione che segna di fatto l'inizio della dittatura. Egitto. Howard Carter scopre la tomba di Tutankhamon nella Valle dei Re. Albert Einstein ritira il premio Nobel per la fisica, assegnatogli l'anno precedente. Partenza del primo attraversamento in fuoristrada del deserto del Sahara. Gennaio 1923. Soldati francesi e belgi occupano il bacino minerario della Ruhr, a garanzia delle riparazioni di guerra. Il pretesto per l'invio delle truppe è la mancata consegna di legname e carbone. In Germania la reazione è di fortissima indignazione. Il governo del Reich protesta e afferma che questo atto è contrario al diritto internazionale. Il cancelliere Wilhelm Kuno sospende il pagamento delle riparazioni e incita la popolazione alla resistenza passiva. Le ritorsioni di Francia e Belgio e lo sforzo compiuto dalla Germania per fronteggiare la situazione acuiscono la crisi economica nel paese. L'inflazione, già alta, raggiunge livelli astronomici. Gli stipendi non hanno più valore e nella popolazione cresce lo stato di bisogno. Il 12 agosto Kuno scioglie il governo. Gustav Stresemann diventa il nuovo cancelliere. Dato che la situazione è ormai diventata insostenibile dal punto di vista economico, egli cerca di superare la crisi iniziata con l'occupazione della Ruhr e decide di riprendere i pagamenti delle riparazioni di guerra. Intanto, in Baviera, la situazione precipita. Questa regione è la roccaforte dei partiti di estrema destra e delle associazioni paramilitari. Dal Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori Tedeschi di Adolf Hitler, fondato nel 1919, all'Associazione Pangermanica. Queste organizzazioni considerano l'abbandono della lotta contro l'occupazione della Ruhr un tradimento ai danni del popolo tedesco. Il capo del governo bavarese, Eugen Knilling, dichiara lo stato di emergenza e nomina Gustav von Kahr commissario di Stato per il mantenimento dell'ordine pubblico. Stresemann estende lo stato d'emergenza a tutto il Reich, ma questo atto non viene riconosciuto da von Kahr. Il generale in capo dell'esercito in Baviera, von Lossow, rifiuta di eseguire un ordine di Otto Gessler, ministro della difesa del Reich. È scontro aperto. Stresemann però ha le mani legate. È troppo rischioso intervenire militarmente per ristabilire l'ordine, come previsto in questo caso dalla Costituzione, perché non è possibile fare affidamento sull'esercito in Baviera. Il governo del Reich decide di attendere gli eventi. In Sassonia, invece, il governo può intervenire contro il fronte popolare al potere, costituito da socialdemocratici e comunisti. Il 23 ottobre vengono estromessi dal governo i comunisti.
Il pericolo costituito dall'estrema sinistra è scongiurato. Ma è l'estrema destra a diventare sempre più pericolosa. Hitler e Ludendorff vogliono conquistare il potere in Germania partendo dalla Baviera. La sera dell'8 novembre, unità delle SA assaltano il Burgerbräukeller, una birreria di Monaco dove sono riuniti i vertici del governo bavarese. Ludendorff e Hitler dichiarano decaduti il governo bavarese e quello del Reich e costringono il commissario di Stato von Kahr, il generale in capo dell'esercito in Baviera von Lossow e il capo della polizia Hans von Seiser a proclamare un governo provvisorio. Durante la notte, però, questi rifiutano l'imposizione e decidono di reprimere il golpe. Ma Ludendorff e Hitler non si arrendono e proclamano la rivoluzione nazionale, formando un governo provvisorio. La mattina del 9 novembre, mentre marciano con i loro sostenitori attraverso il centro di Monaco, vengono bloccati dalla polizia. Negli scontri che seguono si contano morti e feriti. Il colpo di Stato fallisce. Sempre nello stesso giorno viene messo fuori legge il partito nazista. È l'ultimo atto di questo lungo anno di crisi. La Repubblica di Weimar ha per il momento respinto gli attacchi provenienti sia da destra sia da sinistra. Negli Stati Uniti d'America le donne vengono impiegate nelle forze di polizia. La nuotatrice Gertrude Ederle stabilisce il record mondiale nei 200 metri stile libero. Avviata la riforma della scuola promossa da Giovanni Gentile, che introduce l'esame di Stato al termine della scuola secondaria superiore. Il 29 ottobre 1923 è il giorno della fondazione della Repubblica Turca. Mustafa Kemal Pasha, capo del Movimento Nazionale nel dopoguerra, è il primo presidente. L'impero ottomano aveva perso la guerra a fianco degli imperi centrali. Il governo del sultano Maometto VI deve accettare l'occupazione di grandi parti del territorio del paese e la smobilitazione dell'esercito. Nello stesso periodo, Mustafa Kemal Pasha fonda un movimento nazionale che ha per obiettivo l'indipendenza di tutti i territori turchi dell'Anatolia e della Tracia, come condizione per la firma di un trattato di pace. Nell'aprile del 1920 viene creato ad Ankara un governo alternativo, con a capo Kemal Pasha. Tuttavia, non è possibile evitare che il governo del sultano firmi il trattato di pace di Sèvres nell'agosto del 1920. La Turchia deve cedere tutti i territori arabi. Smirne e una parte dell'Anatolia occidentale devono essere cedute ai greci. Ampie porzioni del territorio rimanente vengono suddivise in zone di occupazione e influenza. Tuttavia, il Movimento Nazionale Turco riesce a impedire la spartizione del paese con la forza delle armi. Nel sud-est dell'Anatolia vengono sconfitti i francesi, nel nord-est gli armeni. E i nemici più accaniti, i greci, vengono battuti nell'ottobre del 1922. Il 24 luglio 1923 viene conclusa da Mustafa Kemal Pasha la pace di Losanna con gli alleati. Viene riconosciuta l'indipendenza della Turchia. Le truppe dell'Entente Cordiale lasciano il paese. Allo stesso tempo, Turchia e Grecia decidono il rimpatrio delle rispettive minoranze nazionali. Dopo la creazione della Repubblica Turca, il presidente Mustafa Kemal Pasha attua profonde riforme. Con grande dispiacere del mondo islamico, viene eliminato il califato, laicizzata la scuola, aboliti i tribunali religiosi e vietati il fez e il velo. Ispirandosi a modelli occidentali, viene rinnovato il diritto e si introduce l'alfabeto latino. Per i suoi meriti, Mustafa Kemal Pasha ottiene nel 1934 l'appellativo di Atatürk, padre dei turchi. Le truppe italiane si ritirano dall'isola di Corfù, che era stata occupata in seguito all'eccidio di Giannina. In Gran Bretagna, 34 donne vengono candidate alle elezioni per il Parlamento, mentre in Italia non hanno ancora il diritto di voto. Sospese d'autorità le pubblicazioni di giornali di sinistra come L'Avanguardia, L'Internazionale e Lo Stato Operaio.
Il 21 gennaio 1924, Vladimir Ilich Ulyanov, detto Lenin, muore nella sua casa di Gorki. Alla fine del 1917, i bolscevichi guidati da Lenin avevano conquistato il potere in Russia, un potere ancora lontano dal consolidarsi. Dalla primavera del 1918, il Consiglio dei Commissari del Popolo, organo di governo dei rivoluzionari, deve lottare per la sopravvivenza, conducendo una difficile ed aspra guerra civile. Tra i controrivoluzionari, i bianchi, si trovano soprattutto socialrivoluzionari, menscevichi, truppe di cosacchi e monarchici. Essi hanno ottenuto aiuti dalla Gran Bretagna, dalla Francia, dal Giappone, dalla Legione Ceca e dagli Stati Uniti. Ciononostante, il governo rivoluzionario riesce a vincere. Il successo è dovuto alla potente armata rossa organizzata da Trotsky e all'appoggio dato dai contadini e dagli operai. I bianchi, invece, non hanno un'ideologia politica comune e le loro armate non brillano per l'organizzazione. Alla fine del 1920 la guerra civile finisce, tranne che nelle regioni più orientali del paese, dove si conclude nel 1922. Le vittime sono quasi 6 milioni. Negli anni del comunismo di guerra cala drasticamente la produzione industriale. La popolazione, soprattutto nelle città, vive in grande miseria. Nell'inverno tra il 20 e il 21 scioperano contadini, operai e marinai. Il popolo si rivolta contro la dittatura del proletariato. Il 28 febbraio 1921 si sollevano anche i marinai che avevano assaltato il palazzo d'inverno a Pietrogrado. Lenin fa reprimere le rivolte, ma capisce che è necessario un cambiamento di rotta. Nel marzo del 1921, durante il 10° congresso del Partito Comunista, in cui viene vietata ogni opposizione interna, Lenin introduce la nuova politica economica, una via di mezzo tra socialismo e capitalismo. Le imprese più piccole vengono riprivatizzate, l'industria pesante e la direzione dell'economia rimangono in mano statale. Gli imprenditori stranieri ottengono concessioni per i propri investimenti. Ma la ripresa economica si fa attendere. Un periodo di siccità causa cattivi raccolti e nell'estate del 1921 scoppia una carestia che costa la vita a milioni di persone. Solo nel 1923 la situazione economica comincia a migliorare. Lenin è già gravemente ammalato in questo periodo. Nel maggio del 1922 subisce un primo colpo apoplettico. Un terzo attacco nel marzo del 1923 lo paralizza e lo rende muto. Solo 4 anni dopo la sua morte l'economia torna ai livelli raggiunti prima della guerra. A Lenin succede una troica composta da Grigori Sinoviev, Lev Kamenev e Joseph Stalin. Ben presto quest'ultimo avrebbe preso il sopravvento. A Londra il Partito Laburista assume per la prima volta la responsabilità della guida del governo. La sovietica Alexandra Kollontai, ambasciatrice in Norvegia, è la prima donna a percorrere la carriera diplomatica. Negli Stati Uniti si diffondono le roulotte. Tra gli americani diventano popolari le vacanze itineranti. L'insulina, una nuova speranza per i diabetici. Toronto, 27 luglio 1921. Il medico canadese Frederick Grant Banting e il suo assistente americano Charles Herbert Best riescono per la prima volta a isolare l'insulina, un ormone prodotto dal pancreas. Dopo aver ipotizzato un nesso tra diabete e pancreas, i due ricercatori avevano compiuto un esperimento cruciale. Avevano legato i dotti pancreatici di alcuni cani e avevano visto che gli animali morivano di diabete dopo alcuni giorni. Avevano così supposto che un ormone prodotto dal pancreas potesse essere preposto alla regolazione del livello degli zuccheri nel sangue. Pochi mesi dopo alcuni esperimenti su animali conclusi con successo, veniva curato il primo essere umano. Un bambino di 13 anni in coma diabetico veniva strappato alla morte dall'insulina. L'Italia del primo dopoguerra è caratterizzata da una fortissima conflittualità politica e sociale e da una grave crisi economica. Il successo della rivoluzione d'ottobre in Russia galvanizza i socialisti e getta nel panico la borghesia. Nel marzo del 1920, in un contesto di forti agitazioni sindacali,
Le preesistenti organizzazioni degli imprenditori si riuniscono nella Confindustria. Le lotte sociali raggiungono il culmine nell'estate del 1920 con l'occupazione di molte fabbriche nell'Italia settentrionale. Questa protesta viene organizzata in risposta a una serrata decretata dagli industriali. Giolitti, nel frattempo ritornato alla guida del governo, non interviene con la forza contro le occupazioni come invece avrebbero voluto gli industriali e spinge le parti a trattare. Lo scontro finisce con un accordo che accoglie parzialmente le richieste degli operai.